Andrea Di Pre per il sociale, ben trovati gentili telespettatori, un grande appuntamento quello odierno perché ho modo di potervi presentare la singolare vicenda storica di un personaggio incredibile, un personaggio anche unico perché è riuscito a imporre il suo spirito dalla natia terra leccese un po' in tutta Italia. Allora, è un grande piacere ritrovare in questo banchetto, in questo luogo dove il vino scorre a fiumi, Giuseppe Simone. Giuseppe. Grazie, avvocato. Che cos'è? Avvocato, avvocato, Azzora mi ha fatto incazzare, avvocato, lei lo sa che Azzora mi ha fatto, quella che voleva sponsorizzare il suo profumo, mi ha fatto incazzare. Perché Azzora Raiz, perché? Esatto, proprio lei, mi hai disubbidito, ti ho detto vieni nel brand breakfast di Neviano, che facciamo sesso, mi hai disubbidito, eh? Ti ho scritto per email, vieni nel Salento per fare sesso, perché non sei venuta? Ti sei fatta solo una risata sulle mie spalle, ti sei spogliata davanti all'avvocato Di Pre, e con me perché non lo fai? Perché non lo fai? Cosa c'ha questo? Mi fa incazzare, avvocato, Azzora. Azzora, se capiti sotto le mie grinfie, ti metto incinta, te ne vai da Lecce, te ne vai incinta con due gemelli, parola di Giuseppe Simone. A lei, avvocato. Poi so anche che hai avuto una vicenda particolare con Roberta Gemma, un'altra delle opere d'arte mobili. Non ne parliamo, avvocato. C'ho una ferita nel cuore con lei. Le ho dedicato un video. Io ho detto, come fai a rifiutare il mio uccello? Monella! Sei una monella! Te ne sei andata a San Giorgio Ionico, a Taranto, perché volevi una mia foto, ma intanto tu non me la volevi dare. Sto cazzo che io ti do la foto. Tu non mi hai dato la vagina e io con sto cazzo che ti do la foto. Avvocato. Il fatto è questo. Stavamo parlando di due opere d'arte mobili, però Giuseppe, lui... Sono nervoso. Non si può andare avanti così, ma... avvocato. Lei è pieno di donne, c'ha un suo fascino, è un professore, è un critico d'arte. Tutte le prostitute, tutte le donne le vogliono. E a me neanche un chilo di vagina. Avvocato. Ma stiamo scherzando? Ma Giuseppe, io sono sicuro che ci sono tantissime donne che ti cercano e adesso... Ma secondo te la donna in cosa... Voi non rifiutate neanche di vedere i miei bellissimi occhi. Mi metto gli occhiali. Prego, avvocato. In cosa si sostanzia la donna? In che cosa si sostanzia? Cioè, tracciamo una... No, conviene emigrare. Conviene portare l'uccello nei paesi baltici, nei paesi della Svezia, della Finlandia, perché qui non c'è pane quotidiano per noi. Ha capito? Per noi non c'è pane quotidiano. Io se avessi soldi, me ne andrei nella Lettonia, nell'Estonia, nella Lituania, nella Finlandia, nella Svezia, nella Norvegia. Lì sì che c'è il nostro pane quotidiano, avvocato. Non so se ha compreso la mia filosofia. Ma la femmina, in cosa si sostanzia, la femmina? In cosa si sostanzia? Ah, avvocato. Avvocato, preferisco non rispondere. Che cosa guardi subito in una donna, in una ragazza, in una donna? La vagina depilata. Questo è l'aspetto principale? Certo, avvocato. Ma per labbra cosa intendi, scusami, per labbra? Per labbra carnose significa che l'uccello inizia a indurire come la coda dura, il mio uccello inizia a indurirsi come la coda dura come la coda di un canguro, inizia a gonfiarsi.
Hai presente il canguro australiano? Inizia a indurirsi come la coda di un canguro, insomma. Mi sto agitando. Comunque siamo qui a Foggia, Giuseppe, Simone, sapete di lei. Pensi tu delle femministe? Delle femministe? Ma... Le femmine, sai quel gruppo che, delle femmine che si spogliano per protestare? Ma che non c'hanno un cazzo da fare, non c'hanno un cazzo da fare quelle che si spogliano, altrimenti venivano dal sottoscritto e dicevano: Giuseppe, posso gentilmente darti la mia vagina? Diciamolo, avvocato, diciamolo. Sono andati dal Papa a protestare perché volevano l'unione omosessuale. Beh, queste cose sono da fare. Io sono contro gli omosessuali. Svergognate. Come? Io che ne ho bisogno e voi volete fare l'amore con donne con donne? Svergognate. Ma sei contro anche... le coppie omosessuali, contro le lesbiche anche, sei contro? Io sono contro gli omosessuali, contro le lesbiche, ma io sono amico, fedele e sincero con i barboni. Poveretti. Anche... Io innanzitutto sono un uomo educato come i dottor Di Pre. Questo... L'educazione, l'eleganza, ecco, esatto. Come la date al dottor Di Pre? E come la date al cameraman che io saluto e che è una brava persona e che io ho avuto il piacere di... Certamente io non faccio il nome del cameraman, ma sicuramente io dico che è una brava persona. Come la date al cameraman e al dottor Di Pre, la dovete... Io esigo che la date a Simone Giuseppe. Entriamo subito nel mondo femminile. Giuseppe, che cosa pensi dell'universo femminile? Ma intanto, se permetti, che ho l'occasione di stare insieme ad Andrea, il dottor Di Pre, voglio toccare la cravatta del famoso dottor Di Pre. Ecco. Ci tengo a dire che ne ho tante di rosse, tante giacche blu, non è che solo perché tanti mi dicono che non cambia, questa è la mia divisa. Questo mi porta fortuna. Come giustamente pensi delle donne di oggi, delle ragazze d'oggi? Che sono zoccole. Ecco, questo è l'aggettivo, per dirla in un aggettivo. Perché, ecco... Scusate, no, ciao. Il luogo pubblico non si può fare. Allora, rimettiamo la maglietta in diretta, rimettiamo pure questo. Scusate. Rimettiamo la maglietta, Ecco. Allora, lo diciamo... È una cosa, cioè, può essere ancora un locale serio, per favore. Certo, allora, no, rimettiamo pure, ci scusiamo con chi ci ospita in questo momento. Perché se vuole le tratte, cortesemente. Grazie, ok, grazie. Allora, effettivamente la regia, ecco, deve documentare questo momento. Ci richiamano perché effettivamente siamo in un locale pubblico e non tutti. Veramente. Giuseppe, Simone, ma dimmi che cosa pensi in realtà delle creature femminili? Sì, la donna non si può fare a meno, insomma, di cuccarla, insomma, però, insomma, a sganciarla ce ne vuole, avvocato, ce ne vuole, insomma, ecco. Io più di fare questo non so. Allora, questa è stata... Quindi un appello anche che fai per trovare un'anima gemella? Ma un'anima gemella no, io voglio trombate erotiche, insomma, anime gemelle non esistono, questo è un termine antiquato, insomma, ecco, non, per carità di Dio. No, anime gemelle no. Più che altro io cerco questo, avvocato, questo. Capisce? Cerchi la ginnastica. La ginnastica erotica, questo va di moda. Quello che fa lei dalle 11 e dalle ore 23 fino alle 2 allora, di notte. Quale altra opera d'arte mobile ti ha colpito molto? Ma diciamo Gemma del Sud in ascensore, su Pornoid.
Gemma del Sud? Sì, 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 Gemma del Sud. Un'opera mobile molto incredibile. Sì, 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 però mi ha disubbidito, avvocato. Anche lei? Sì, mi ha disubbidito. Non pensavo che questa opera mobile pensa soltanto al commercio monetario e non al soddisfacimento dei bisogni erotici. No, io gli ho fatto un video, gli ho fatto un video, ho detto vieni, gli ho detto perché non sei venuta nel Salento a prenderti il mio uccello? Scostumata, monella, sei solo una monella, mi hai disubbidito, tu volevi solo la foto, volevi farti pubblicità e non al soddisfacimento dei miei bisogni erotici. Non ti voglio più parlare. C'è una donna che ti piace in questo momento, una donna che vorresti avere, non so. Ma guardi, di donne in questo momento non ce ne sono. Il mio tipo di donna ideale è la quinta di seno, vagina depilata. Ecco, sì, tracciamo poi nella parte, ecco, la donna ideale di Giuseppe Simone come è fatta? Sì, allora, vagina depilata, occhi verdi, capelli neri ondulati, bocca carnosa, sì, gli occhi verdi li ho detti, carnagione mora, alta 1,75 m, 1,90 m, corpo formoso, basta. Altri aspetti del carattere, non ti interessa il carattere? No, è così, grazie di aver fatto questa domanda, me lo sono dimenticato, me la stavo perdendo. Certo, è evidente che non mi rompa i coglioni. Che non mi rompa soprattutto i coglioni. Anche questa puntata termina qui con Giuseppe Simone, questo è sempre Andrea Di Pre per il sociale, avete colto alcuni aspetti che rendono questa figura così enigmatica e complessa. Giuseppe Simone mi piace anche per la sua immediatezza e anche perché ha il coraggio di creare, ma di rompere alcuni rapporti. Grazie avvocato, grazie. A presto da Andrea Di Pre e da Giuseppe Simone. Grazie. Salve, ciao.